È andata abbastanza bene, ma io sapevo delle qualità sia tecnico-tattiche, fisiche e soprattutto sull'aspetto emotivo, sapevo le qualità umane dei ragazzi, quindi per questo io ho accettato l'incarico quando mi è stato proposto. Siamo tutti felici, siamo tutti contenti, i ringraziamenti sono per loro, per i ragazzi che non si sono mai arresi e mi hanno dato sempre tutto dal primo giorno che io sono arrivato da allenatore. Abbiamo passato momenti difficili, ma abbiamo sempre lottato. E io li devo ringraziare veramente tanto, come devo ringraziare la gente, come devo ringraziare la società, ci sono state sempre vicine, non ci hanno mai mollato, non ci hanno mai lasciato da soli, anche nei momenti più bui. Siamo contenti, adesso festeggiamo, un ringraziamento anche a mister Tiziano De Patri perché è stato colui il quale mi ha voluto anche qui all'inizio dell'annata, quindi e lui aveva tracciato una strada, quindi io ho solo percorso, ci ho messo un po' del mio, però ricordiamoci che anche questa fetta di salvezza è anche merito suo. Quindi siamo tutti felici, adesso riposiamoci e siamo contenti. Oggi sotto di due reti la squadra non ha mollato nonostante la partita giocata in più. Sì, non abbiamo mai mollato, abbiamo centellinato ogni minuto, ogni metro di campo, ogni minuto di gara, non avevamo tante soluzioni anche nei cambi, ma devo dire che sono stati ragazzi encomiabili, sono stati eccezionali sotto tutti i punti di vista e ripeto, li ringrazio uno per uno, adesso festeggiamo e guardiamo il futuro con più serenità. Ma io devo dire la verità, io ci ho sempre creduto dall'inizio, anche quando abbiamo perso qui al 90° in campionato, ci ho creduto, i ragazzi ci hanno creduto perché io li spronavo sempre a dare sempre il massimo e che le partite durano sempre 90 minuti, oggi 120, e mi hanno dato tutto, veramente sono stati veramente degli eroi. E adesso ripeto. In loro è scattato qualcosa che gli ha fatto fare la differenza ed oggi si è visto perché tutto sommato comunque abbiamo disputato una buona gara. Iniziato a fare gol e abbiamo iniziato anche a vincere, ma se andiamo ad analizzare tutte le partite da quando sono arrivato, credo che a mente fredda poche partite meritavamo di perdere. Ci mancava un po' più di libertà mentale, abbiamo lavorato tantissimo sotto questo punto di vista, su questo aspetto e i risultati oggi si sono visti, abbiamo fatto una bella gara, siamo contenti e siamo contenti di aver fatto felice sia la società che i tifosi. Ma questo risultato senza ombra di dubbio alla mia famiglia, a mia moglie, a mia figlia che mi hanno dato il via, mi hanno dato lo slancio giusto per iniziare questa carriera. Quindi questa dedica è solo ed esclusivamente a loro. Questa voglia di portare a casa il risultato a tutti i costi può essere una prerogativa per la prossima stagione con tanti giovani. Ma adesso godiamoci il momento, è ancora troppo presto per parlare del futuro. La categoria è salva e quindi adesso questa era la cosa più importante, è quello che dovevamo fare, mantenere la categoria. Adesso poi per il futuro aspettiamo e vediamo il da farsi. Sciba numero uno del Notaresco, non dovevi nemmeno giocarla questa, poi alla fine avete vinto il ricorso ed è andata bene così. Sì, ma anche se non giocavo non mi importava perché io so che questa squadra ha sempre dato il massimo, oggi l'abbiamo dimostrato perché oggi veramente era una partita difficilissima perché incontravamo una squadra che sulla carta non meritava di stare. Non meritava di stare là, però alla fine abbiamo dimostrato che noi siamo uomini prima che calciatori, quindi questa salvezza ce la meritiamo tutta. Sì, perché poi anche a Monte Giorgio allo spareggio abbiamo sofferto, abbiamo preso quel 92esimo. Oggi ci diceva tutto male perché siamo andati in svantaggio 2 volte, ma non posso dire, cioè, io devo solo ringraziare questi ragazzi. Voglio un bene dell'anima, rimarranno sempre nel mio cuore e chissà per il futuro. Samuel Di Renzo, una salvezza mi dicevi a telecamere spente, insperata, ma alla fine è arrivata. No, è un miracolo da dove siamo partiti, dal ritiro quello caldo, il ritardo, arrivarci adesso, ricambi, cambi, una volta a Roseto, una volta a Notaresco, cambi allenatori, tutto, però è ancora più bello. Quando sudi, quando.
c'è quel qualcosa di difficile, ancora più bello. Ancora supplementari, alla fine l'avete spuntata voi. Il dio del calcio esiste perché se tu lavori, ti sacrifichi, ti metti a lavorare a testa bassa, ti premia sempre e noi ci siamo da guadagnare. Non è per caso, è vero che Dio ci ha aiutato, però non è per caso. Questa è una squadra che non molla mai, anche nelle difficoltà. Squadra che non molla mai, che fino alla fine ci aveva la corda e poi dopo ce l'ha fatta. Se ti devo dire, adesso in questo momento guardiamo più il collettivo, però alla fine dai, sono contento perché io venivo dall'eccellenza, mi sono messo a disposizione quando ci è servito, come oggi ho dato una mano, alla fine ho fatto anche 2 gol, quindi siamo contenti, adesso pensiamo a festeggiare. Poi dopo tra giugno, quando cercano un po' di squadre, diciamo che cosa abbiamo fatto singolarmente, però adesso siamo salvi e quello era l'importante, mantenere la categoria. Direttore Alfredo Natali, insomma una salvezza isperata, la squadra ha dato tutto fino al 90esimo, fino al 120esimo. Beh sì, una salvezza, ci credevamo effettivamente, però è stata sofferta fino alla fine, ancora più bella. Comunque un plauso a tutti i ragazzi, allo staff, alla società, al presidente, ma a tutti quelli che ci hanno permesso di arrivare a questo risultato, che è un'impresa eccezionale. Noi sappiamo come siamo partiti, sappiamo come siamo andati avanti per tutto l'anno, siamo contenti per Notaresco, per i nostri tifosi, è stata veramente un'impresa straordinaria. I tifosi che oggi vi hanno sostenuto dal primo fino all'ultimo minuto, insomma, meritavano questa salvezza anche loro. Beh sì, effettivamente noi la dedichiamo ai tifosi di Notaresco che sono stati sempre vicini quest'anno, nei momenti difficili ce ne sono stati tanti, però tutti insieme siamo riusciti ad arrivare a questa finale play-out bene, allenati bene, con voglia, e quindi poi il risultato è avvenuto, è acciuffato con grande determinazione. Ecco, il Notaresco è una squadra comunque di tanti giovani, insomma questa voglia di vincere che hanno può essere la prerogativa per il futuro? Sicuramente, guarda, io non te lo dico perché sono affezionato a questi ragazzi, li vedo allenare tutti i giorni, però qui ci sono dei ragazzi di valore dal punto di vista tecnico ma anche morale. Questa è stata la forza che mister Bruno e tutto il suo staff è riuscito a consolidare in queste ultime 10 gare, ed effettivamente poi il risultato finale si è visto.